Buongiorno visualizzazioni e bentornati in un nuovo video di questa rubrica che come al solito non ha un nome però vi racconta tutto quello che è successo di importante in questa settimana. Per questo video diciamo che ho avuto la fortuna, mi fa veramente abbastanza arrabbiare chiamarla fortuna questa cosa, però sono successe un sacco di cose su argomenti che mi interessano molto, quindi se oggi mi vedete abbastanza trasportato mentre vi racconto questa roba, semplicemente ricordatevi che sono argomenti che a me importano tantissimo. Quindi, se non lo avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale per supportarlo e per non perdervi i prossimi video. Per il resto, sentitevi liberi di commentare qui sotto queste notizie e se il video vi piacerà, lasciate un like. Allora, io direi di partire con la notizia principale, così ce la leviamo subito di torno perché io non vedo l'ora di non parlarne più. Ragazzi, allora, io mi rendo conto che tanti di voi che mi seguono non sanno minimamente ciò che è successo tanti anni fa, che in realtà tanti non sono, ma più o meno una decina d'anni fa se ne parlava tutti i giorni, tutto il giorno. Silvio Berlusconi, non c'è bisogno che io vi spieghi chi è Silvio Berlusconi. O forse sì. Detto terra terra, quest'anno si dovrebbe cambiare il Presidente della Repubblica. È una carica molto importante, è una carica alla quale diciamo che si dà un po' più prestigio, no? Non ci si mette gente che è veramente discutibile e se ne sta per andare Mattarella. Adesso ragazzi, noi in Italia non è che brilliamo per l'onestà politica, non è che brilliamo per le grandissime decisioni futuristiche prese dal nostro governo, anche perché se vi trovate nella mia situazione che avete una ventina d'anni, poco di più, poco di meno, e vi trovate ad andare a votare, vi viene veramente da piangere, perché quando andate lì non c'è una singola persona che rappresenti veramente il pensiero di una persona della mia età, che non abbia tendenze estremiste, che non abbia tendenze omofobe, razziste, insomma gente normale non ce n'è, gente alla quale tu potresti affidarti non ce n'è, scegli il meno peggio. E Berlusconi, quando senti questo nome dopo anni, che probabilmente immaginavi si fosse estinto, immaginavi, no. Lo so ragazzi che questo video è iniziato come un video di Dario Greggio, nello Berlusconi, cosa. Miglioreremo. Continuate a vederlo per favore. Per il resto, c'era il pericolo che Berlusconi potesse concretamente diventare il prossimo presidente della Repubblica. Ragazzi, no, perché di Berlusconi ce ne sarebbe da parlare veramente per anni, 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 per tutte le cose che ha fatto. Molte di queste non sono positive, quasi nessuna. Tra le grandi gesta di questa persona che avrebbe potuto diventare il nostro presidente della Repubblica, vogliamo ricordare un paio di grandi esempi di onestà, di civiltà, di merito di questa carica. Allora, cominciamo dall'ospitare a casa propria, nella propria villa, per 2 anni di fila, ad Arcore, un membro di Cosa Nostra. Villa comprata per 500 milioni di lire, non euro, lire, andatevi a fare il calcolo, da un'orfana minorenne, assistita tra l'altro da quello che diventerà il successivo legale di Berlusconi, quindi fantastico, questa persona verrà tra l'altro condannata a 6 anni di galera per corruzione, bello. Nel 78 Berlusconi si iscrive anche alla loggia massonica eversiva, la loggia P2, sciolta nell'82, in quanto c'era un piccolissimo problemino, ovvero che costituisse un'organizzazione abbastanza criminale, ma non abbiamo finito, non abbiamo finito. Quando nel 94 Berlusconi diventò premier, fece un sacco di roba molto, molto simpatica, che ad oggi, a ripensarci, in quel periodo inizia a cercare di far approvare delle leggi che evitino il carcere a persone che hanno commesso dei reati finanziari, corruzione, soldi, che casualmente, riguardano questi casi, in particolare tutte persone vicine a lui, se non lui stesso. Infatti da lì inizia tutto il periodo delle leggi ad personam. Leggi ad personam, che cosa vuol dire? Che tu ti fai delle leggi in base a quello che serve a te. Berlusconi infatti è uno dei politici italiani, se non il politico italiano più famoso, per tutta questa serie di leggi ad personam. Ne ha fatte un fottio. Vogliamo ricordarci la prostituzione minorile? Vogliamo ricordarci tutta la roba? Presidente della Repubblica. Meno male che si è ritirato. Pochi giorni fa si è ritirato, fortunatamente, nonostante, cosa molto, molto inquietante, avesse tutti i numeri per vincere. Non prendete questa roba come una boomerata, ragazzi, è una cosa importante. Mi rendo conto che magari a chi è più piccolo non interessi molto, però il futuro di noi giovani è compromesso tantissimo in questo paese. Cerchiamo un attimo di non metterci lo sgambetto da soli. Proseguiamo un attimino perché è successa una cosa decisamente triste e che mi ha dato tantissimo da pensare.
un Novax in terapia intensiva, comunque in ospedale, ha preso e si è staccato il casco che gli serviva per vivere. L'articolo dice che quando il giovane, convinto Novax, è arrivato all'ospedale in Terracina, aveva già bisogno del casco ed era in condizioni critiche. Se lo era strappato via, ma i medici ci hanno parlato e lo hanno convinto a rimetterlo. Purtroppo, quando i Novax arrivano in ospedale, non sono i primi sintomi, arrivano già in gravi condizioni perché c'è la negazione della malattia. È fondamentale vaccinarsi, recarsi in ospedale e tutto quello che sappiamo già, fortunatamente. Adesso ragazzi, io vorrei farvi un discorsetto in questo video. Lo so che è un video molto molto personale, per quanto non dovrebbe esserlo, però lo è. Io in questo canale vi ho parlato diverse volte di Novax, vi ho parlato diverse volte di questa malattia e in generale penso che abbiate capito che è un argomento che mi tocca molto molto da vicino. Io sono stato una di quelle persone che non ha potuto, per causa della burocrazia, vaccinarsi in tempo e mi sono preso il virus così, naturalmente, con tutti quanti i sintomi, tutte le cose. E come vi ho già detto tante volte, fa male, non sto qui a rimarcarlo. Ciò su cui però mi sono interrogato in questo ultimo periodo è il se la mia reazione sia giusta oppure no a questo tipo di eventi. A me quando arriva il Novax turno che prende, ti prende a parole, anche mentre per esempio sei malato grave, a me è successo questo, è uno dei principali motivi per i quali io ho una grandissima avversione verso queste persone, anche involontariamente, perché io dentro di me lo so benissimo che sono tutte quante persone spaventate, la maggior parte. C'è una piccolissima parte che sa benissimo di star dicendo delle cazzate e spaventa tutti quanti, che magari non hanno gli strumenti per poter comprendere questa situazione e cercano la notizia che gli dia più un bias di conferma. Va bene? In quest'ultimo periodo mi sono interrogato sul se fare certi video, che comunque farò rimanere pubblici perché, insomma, non è che abbia detto qualcosa di sbagliato alla fin fine. Però mi sono reso conto del fatto che forse il problema principale qui non è tanto che qualcuno ci creda o non ci creda all'efficacia, per esempio, di alcune medicine, della scienza in generale. Il fatto è che la comunicazione da parte delle persone che dovrebbero diffondere l'informazione vera, tutto quello che sono le informazioni vere, fa schifo. E chi ti trovi invece a saper comunicare, purtroppo, benissimo? Chi diffonde disinformazione. Le persone non nascono già imparate, ovviamente, specialmente su temi così complicati come la medicina. Se tu hai studiato tutta la vita per arrivare in un certo punto, ad un certo livello di competenza, ok. Il problema è che in Italia non si fa altro che evadere da quella che è la grande importanza che ha la comunicazione delle notizie. Perché tu puoi essere il più grande virologo di questo mondo, puoi essere il più grande medico di questo mondo, ma se non sei capace di dire alle persone in maniera chiara e concisa quello che vuoi dire, stai fallendo completamente. Ora, la scienza, ragazzi, non è un qualcosa di certo, non è un qualcosa per il quale dici ok, questa qui è la verità incontrastata, non funziona così. Così funziona appunto come fanno i Novax. Per quanto riguarda la scienza, funziona che tu raccogli tutte quelle che sono le prove. Fai 2 più 2, ovviamente in maniera molto più complicata di come ve la sto facendo adesso, però a un certo punto arrivi a dire ok, questa cosa è probabile con X probabilità, questa cosa è probabile con X probabilità, che cosa può succedere, quali sono i dati e sui dati ci dobbiamo affidare. Noi abbiamo in Italia un problema grossissimo, ne stavo parlando con voi questo pomeriggio in live su Twitch, ed è appunto il problema del fatto che ci deve essere sempre il teatrino, lo spettacolino anche su situazioni importanti. Parlo della televisione, non parlo di YouTube, difficilmente su YouTube succede qualcosa di questo tipo e quando succede la community è abbastanza intelligente. Gente da dire no. Aprite un qualsiasi talk show un giorno di questi, ok? Troverete sempre, sempre il dottore tal dei tali che giustamente sa tutto quello che c'è da sapere, che si trova in un salotto televisivo a spiegare una, inserisci categoria che non offenda nessuno, completamente incompetente da qualsiasi punto di vista medico, e ci mancherebbe pure, non è un medico, che stanno lì a battibeccare perché il dottore pensa una cosa e l'altra persona dice no, secondo me non è così. Perché ci deve essere sempre la roba del no, ah, ma vediamo le opinioni. Le opinioni, ragazzi, sono opinioni e là si va a distruggere quello che è la massa di dati che abbiamo e si va soltanto a sminuire tutto quanto come se fosse tutto quanto per l'appunto un'opinione e non è così. Le persone poi fanno follie di questo tipo e non le fanno casualmente, le fanno perché sono spaventate, perché pensano veramente che con quel casco ti strappano le cellule del cervello. Perché anche, vogliamo anche un attimo dirlo, queste informazioni non vengono frenate. Oh ragazzi,
La disinformazione è un reato, punto. Però se non si fa niente, se si continua a trattare la roba come un gioco e se tutti quanti vogliono i voti di queste persone, io veramente non so che cosa dirvi. Intanto, come è fatto, abbiamo che questa persona non è più in vita. E perché? Perché era semplicemente spaventata da persone che non pagheranno mai per questo. E magari quelle persone hanno tutte e tre le dosi. Arriviamo all'ultima notizia di oggi, che è quella forse un po' più breve, forse vi interesserà di più, però ci sono degli sviluppi per quanto riguarda il caso Gabby Petito che abbiamo trattato qualche mese fa. Gabby Petito era un influencer, è passata purtroppo a miglior vita dopo una relazione tossica allucinante, delle peripezie assurde che trovate raccontate in un video lunghissimo che ci ha caricato su questo canale, magari ve lo lascio qui sotto in descrizione, ma c'è stato uno sviluppo decisamente importante. Ci eravamo lasciati col fatto che il suo fidanzato fosse stato trovato smaciullato in mezzo alla boscaglia, in mezzo alla vegetazione, probabilmente da degli animali, e vicino a lui c'erano degli effetti personali. Perfetto, il diario è stato analizzato, è originale e c'è la confessione di questo ragazzo. A quanto pare Gabby Petito è stata fatta fuori da Brian Laundrie per sua stessa ammissione scritta. Ora ragazzi, per quanto riguarda quella storia, tutto quello che avevo da dire l'ho detto in quel video lì, però voglio di nuovo mettervi in guardia rispetto a quelle che sono le relazioni tossiche. Purtroppo quello è stato un grandissimo esempio di fronte a milioni e milioni di persone preoccupate e la famiglia di lui se ne è tranquillamente lavata le mani. È una situazione veramente disgustosa che mi ha fatto stare male fisicamente solo a raccontarla, e una delle poche volte tra l'altro. E nulla, questa storia a quanto pare ha avuto una mezza conclusione, anche se ci sono tantissime domande aperte, ma nel caso di sviluppi vi terrò sicuramente aggiornati. Per il resto io vi ringrazio di aver visto anche questo video oggi. Questo che vedete qui dietro di me è un video vecchio, recuperatevelo ogni tanto qualche video vecchio. Per il resto ragazzi, oggi pomeriggio alle 3:30 mi trovate in live su Twitch, che torniamo pure col podcast e sarebbe anche ora. Abbiamo due ospiti formidabili, abbiamo solo Horror e Creepils, che ho gentilmente invitato e loro hanno gentilmente accettato, si dice gentilmente accettato, fa niente. Comunque sia, gli faremo qualche domandina gli avete fatta anche voi, ma parleremo di che cosa vuol dire avere una pagina Instagram, in particolare Horror, quindi avete soltanto idea dei casini che possono nascere, e in generale ci faremo una bella chiacchierata, quindi non mancate, il link ce l'avete qui sotto nel primo commento e in descrizione al video. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio per aver visto anche questo video, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e fatemi sapere che cosa ne pensate di queste notizie. Se l'altra volta con le mascherine rosa sono stato linciato da gente molto in malafede, non ho idea oggi. Va bene ragazzi, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.